Ristrutturare e risparmiare. Questo è un convegno organizzato dalla Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia. Fondamentalmente si parla di immobili che ormai hanno più di 50 anni, che sono stati fatti nel boom, diciamo, economico, ma con criteri evidentemente di 50-60 anni fa. Ecco, oggi bisogna risparmiare territorio, ma ristrutturare quello che si è già fatto con le nuove tecniche per quanto riguarda sia il riscaldamento, eccetera. Ecco, siamo in compagnia di Diego Bordin, lei è mandatario provinciale delle associazioni amministratori di immobili nazionali. Sì. Ecco, voi siete, diciamo, i primi interessati che questi immobili e siano poi messi a posto. Ecco, secondo lei questa iniziativa cosa rappresenta? Per noi rappresenta un'opportunità di proporre ai condomini, che poi sono alla fine l'utente finale, un progetto di riqualificazione del proprio stabile. Oggi la casa sappiamo benissimo essere il bene primario e chiaramente avendo un progetto alle spalle che mi può dare modo di capire quali possono essere i criteri di riqualificazione e quali possono essere anche le modalità, anche economicamente parlando, perché oggi ci sono i bonus energetici, i bonus di ristrutturazione, ci sono le cessioni del credito, l'opportunità, spendendo una cifra relativa, per riqualificare il bene più prezioso, ovvero la casa, e soprattutto dando la possibilità anche ai cittadini di risparmiare i costi di esercizio, cioè proprio le spese condominiali. Ecco, una delle cose che a volte, ecco, diciamo, le persone, diciamo, quelle più nel mestiere conoscono magari questi bonus, queste agevolazioni, ma molte volte proprietari di immobili, di case che possono essere ristrutturate, sentono così parlare di questo, ma noi pensiamo siano informati, invece magari gli manca quell'informazione, avendo loro anche la possibilità poi di ristrutturare e non vogliono spendere. Invece ci sono dei bonus e delle agevolazioni importanti, invece, certo, per cui dare una spinta verso questo. Sì, è chiaro che la domanda che viene fatta alle assemblee di condominio, l'amministratore nella sua professionalità, noi come associazione facciamo costantemente dei corsi di formazione, organizziamo e collaboriamo con le imprese e gli ordini professionali proprio per dare l'informazione ai nostri associati. I nostri associati quindi hanno la possibilità di spiegare anche nel modo più semplice, senza entrare in grossissimi dettagli tecnici, quello che poi alla fine si può andare a realizzare all'interno di un immobile. E poi è chiaro che questa sinergia che si è creata oggi con gli ordini è una cosa fondamentale, perché l'amministratore ha la funzione di amministratore, gestire il denaro della gente. Poi ci sono architetti, geometri, ingegneri, periti che poi possono aiutare l'amministratore a spiegare al cittadino come investire il suo denaro per averne poi un ritorno economico finanziario. Ecco, lei che è un metro nazionale, questa iniziativa come la stanno recependo gli italiani? Allora, noi abbiamo fatto questa cosa intanto nella provincia di Venezia. Ho parlato con i miei responsabili alla sede nazionale e sono entusiasti di promuovere e di promulgare questa cosa anche a tutte le altre province che ovviamente vorranno farlo, perché noi adesso abbiamo avuto questa collaborazione con Confartigianato Venezia. È chiaro che questo diventa un progetto pilota da esportare anche nelle altre province, e chiaramente noi siamo anche in Veneto, ma credo che in tutta Italia un progetto di questo tipo qua possa veramente essere preso in modo serio e soprattutto essere un progetto che determini un nuovo volano per l'economia, sia dal punto di vista edilizio ma anche dal punto di vista professionale. Possiamo dire informare, ma anche ascoltare. Assolutamente, bisogna ascoltare, bisogna capire e bisogna poi però anche alla fine anche realizzare, perché poi magari facciamo molti discorsi ma non dobbiamo anche, deve essere anche realizzata la cosa.